buongiorno a tutti. Siamo al campo di decollo al 34esimo raduno aerostatico internazionale di Mondovì dell'Epifania. È il 6 di gennaio e per fortuna il meteo ci ha graziato oggi ed è possibile volare. Siamo in preparazione della mongolfiera, siamo con il mitico Paolo Bonanno, il detto anche Mr. Burner, perché è il costruttore dei principali bruciatori mondiali per questo genere di mongolfiere. Abbiamo appena fatto il briefing e niente, adesso gonfiamo e andiamo in volo. Ci vediamo dopo. Ecco qua, vediamo automezzo, che in realtà diciamo che sia un po'. Queste sono le nostre quattro bombole, adesso e si metterà la struttura, moschettoni, e si aggancerà le bombole esternamente alla cesta. Praticamente le chiamo gli invisibili sentieri del cielo, queste correnti. In realtà il bravo pilota riesce a valutare in anticipo dove lo porteranno le varie correnti, in modo tale da raggiungere il punto che è stato indicato dal direttore. Guardate il team com'è veloce. Già messo i moschettoni, i copri. Tra le montagne quindi nella provincia questa di Cuneo, che si chiama Cuneo, non a caso. Questa è la cesta. Punto diciamo chiuso. E entro questa. Intanto vicino a noi. Può essere oggi, perché oggi comunque la perturbazione è passata, quindi il tempo è abbastanza stabile. In queste condizioni ci sono tutte le direzioni di vento. E basta variare la quota, e il pilota cosa può fare? Può solo variare la quota. Variando la quota riesce a trovare quella che è la direzione del vento che più gli conviene per raggiungere il bersaglio. Grazie. Quindi variare la quota significa abbassarsi o alzarsi, proprio per tutti. Ecco, effettivamente questo clima particolare monregalese ha un panorama, diciamo, incredibile, unico. Agganciate le bombole esternamente. Anche godersi un panorama, e man mano che si va su, che si sale di quota, chiaramente si apre un paesaggio enorme e si vede anche il mare, perché per esempio chi non è mai andato in mongolfiera non può immaginarsi che di qui si può arrivare a vedere Genova, dico bene. Sì, si riesce a vedere quando si sale molto in alto, e tra l'altro questo mi permette di dire che c'è anche un plafond di altezza. Aspetta che qui lo mettiamo. Si può arrivare a 9.000 piedi. 9.000 piedi sono 2.700 metri di quota, 2.500 metri. Da qua già, da Mondovì, si riesce a vedere luccicare il mare dall'altro lato delle montagne. Come è spettacolarissimo vedere il Monviso e le altre montagne, l'Argentera, le montagne che sfiorano i 4.000 metri, quindi è veramente molto molto bello anche come punto panoramico, devo dire, per cui è un'esperienza che consiglio a tutti di così, vero, Paolo? Provare a fare un volo libero, ma è arrivato un suono previsto. A provare a dare un volo libero è un'esperienza assolutamente da consigliare a tutti. E chi volesse fare dei voli liberi può rivolgersi all'aeroporto di Mondovì, e sapete che l'unico aeroporto dedicato alle mongolfiere in Italia è quello di Mondovì. Non a caso io dico sempre Mondovì è la capitale italiana delle mongolfiere. Certamente. Allora, poi parleremo anche delle nuove forme di queste bombe. Adesso poi, la cesta è pronta. Poi quando sinistra. Tu vorrai magari presentare i piloti partecipanti, che tanto vediamo al lavoro, perché comunque il fatto di fare il pilota con le bombe... Sto guardando dove posizionare il pallone, perché dobbiamo decollare per primi. Li vedete tutti al lavoro. Sì, è un lavoro d'equipe che è fatto generalmente
dal pilota e da almeno un paio di persone. Non funzionato, li costruisce lui. Distendere il pallone a terra, ecco, e adesso si mette a terra la cesta, diciamo così. E il pilota poi porta spesso anche in volo anche degli amici o e adesso si srotolerà il pallone o dei giornalisti, qualcuno insomma 3000 metri cubi di aria. Il delta di temperatura sarà più o meno sui 90 gradi tra l'esterno e l'interno. Ecco qua il cesto dove sta il pallone, come vedete è molto piccolino. Qua ci stanno 3000 metri cubi di aria e più o meno arriverà poi d'altezza ad un terzo piano. Quindi il primo pallone gonfio è quello di Marco Marini. Dicevo della targa, no? PH credo ecco che lui abbia immatricolato, perché i palloni immatricolati la fine rossa in Italia l'apertura la del quando vedete porto un sopra pallone con la sigla I iniziale, quindi è che ecco, qua. Ma siamo parte giusta, la G sono, stanno guardando solamente le ordinate delle corde e poi ci sono per non fare altre, casino le altre sigle che le corde sono d'acciaio agli altri paesi di immatricolazione. Sganciati i moschettoni ve lo dirò man mano che sì, infatti avremo tempo sicuramente quando li vedremo tutti insieme vedremo anche le differenze con la fune di sgonfiaggio rapido. Questa è quella rossa. La giornata è molto, sarà molto ricca, avremo i DJ, avremo il night blow ormai con un DJ molto importante di Radio DJ, DJ Aladdin. Invece vedo altri DJ girare qui e stanno prendendo il volo, li vedrete volare. Una volta c'era uno speaker, adesso lo srotoleremo. Adesso è diventato un pilota l'olandese volante, vero Marco? È il soprannome dell'olandese che avremo oggi in volo qui. Sì, abbiamo Edgar. Tanto ecco che stanno srotolando il veliero, un'enorme mongolfiera a forma di veliero, stupenda. E 30 circa. A tutto il pubblico consiglio il nostro adesso poi la vedremo spero in volo food, molto ricco, sentite, starete già tanto senz'altro sentendo dei profumi. Il nostro Paolo ha un saluto a Boba Senior, no, eccolo, se sentirete dei profumini. Oggi si può pranzare, si può mangiare qui da noi allo street food per tutta la giornata, approfittare, si può anche solo bere giusto, mi ero confuso io con la roba. Diciamo che il profumo è invitante anche per noi che siamo qui, ecco come che parliamo. Intanto io ripeterò alcune informazioni per le più volte per tenere informato il pubblico che a mano si sta facendo sotto. Allora ricordatevi, controlla che sia giusto questo, c'è la possibilità di usare una navetta, controlla che sia giusto dico questo, dico per voi, lo dico anche per i vostri amici che tanto avranno intenzione di venire anche qui. Il ventilatore, allora, la navetta che ferma l'angolo tra funzionerà per gonfiare il pregonfiaggio della mongolfiera. È gratuita, ripeto, è gratuita. Ed ecco qua come viene srotolato il pallone. Intanto io volevo chiedere al nostro detto stampa Marco Turco se per caso si avvicina qui alla nostra postazione, che avevamo bisogno di chiedere. Eccolo qui, eccolo. Ed ecco qua il nostro pallone srotolato. Intanto qua ci sono dei loschi figuri che stanno gonfiando. Bene, intanto ma parlo già della giornata di domani. Ci sono veramente dei loschi figuri da stare alla larga. Mamma mia, che paura. Per le 8:30 domani. Mamma mia. Sono veramente dei loschi figuri. Mamma mia. Diciamo che questi orari si comincia a preparare, si comincia a vestire e preparare il mezzo per il volo. Quindi potete. Ed ecco che Paolo ha acceso il ventilatore e ora si vedrà. E vi ricordo anche i voli per bambini che saranno oggi pomeriggio tra le 17:00 e le 10:00
e domani pomeriggio tra le 15 e le 17. Deve srotolare tutto. Ecco qua. Presenti che sono a sinistra, quindi ci spostiamo. Piano pianino si srotola, va dentro. Ecco qua. È immatricolato spagnolo ed è una customizzato proprio per il pilota Bonanno che la Ultra Magic gli ha dedicato, un Ultra Magic M77. Ecco qua. Sorriso con la pipa, perché Paolo fuma la pipa, e quindi è un altro omaggio che la Ultra Magic gli ha fatto a questo fantastico pilota di 79 anni. Sta chiudendo la cupola di sfiato che è collegata a quel filo rosso e quando sarà in atterraggio verrà girato per scoppiare velocemente il pallone. 3000 e qualche cosa, 3300 metri cubi di aria.
ecco, voilà, e via. Ecco come si presenta la nostra bellissima, guardate quanto è alta. Buon anno The Power of Fire, perché è costruttore di bruciatori, stupenda. Tanto anche la mongolfiera di Blangetti si sta gonfiando. Guardate che bello. Ok, ci vediamo a bordo, ciao! Eccoci qua, siamo pronti al decollo, aspettiamo ancora che qualche mongolfiera si gonfie e poi decolliamo. E intanto, guarda, il veliero sta prendendo forma, guardate che bello. Ok, ci vediamo al decollo. Adesso intanto che si stanno lentamente gonfiando, guardate che bello. Stupendo. Bellissimo. Gli appuntamenti a modo di piazza, cioè nella parte alta, ci sarà il remercato, la manifestazione. Ok. Sta adesso gonfiando il bellissimo veliero. Pensavo che fosse più grosso. Sta gonfiando anche l'unicorno in mezzo. Di 90 gradi. Ecco che ci stiamo muovendo. Ecco. Ecco qua il decollo. Guardate il veliero, che bello. Che spettacolo! Non fare passo, poi che ci vuole per
che mai sarà. Vediamo, un tale fascio, ma che ci vuole per tal nostro credito. Vediamo, bello, sì, guarda che bello. Cominciando a prendere forma, stupendo. Tra l'altro ieri ho appena nevicato, guardate, tutto bello bianco, stupendo. Ancora a terra, ma tra un po'. Da Patrizio per Paolo, mi senti? Forte e chiaro, padre. Anche io molto bene. Ed ecco che anche il veliero e il pinguino si sono decollati. Sono decollati, guardate che belli. Peccato che ho avuto dei problemi alla macchina fotografica, non si sono caricate le batterie e quindi...
spettacolo che c'è. Allora, al Ballonporto non si arriva, vediamo se si arriva da Bonanno, che no, sta cambiando. Ecco. Cambiato completamente il vento. I due palloni ci stanno seguendo, ma mi sa che faranno la nostra stessa fine se non cambia. Un bel 19 km all'ora di vento, mi dice Paolo. Ma li dava oggi. Intanto Monviso è coperto dalle nuvole. 23 km all'ora in questo momento. Bisogna attendere. Eh sì. Perché la direzione è un po' difficile. Esatto. Ecco qua. Oggi mi sa che sarà un volo basso, perché vero Paolo? Sarà un volo basso, vediamo. Vediamo come si mette, perché comunque in quota c'è vento. Ecco, adesso il vento è completamente cambiato rispetto alla direzione che dovevamo andare, perché dovevamo andare verso il Ballonporto, che è da quelle parti, o verso casa di Paolo, ma mi sa che abbiamo un bel nord-ovest adesso. Che siamo molto 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 vicini. Casa tua dov'è già? È lì dietro. È girato, e la terra non va più dalla parte giusta. Ecco.
Quindi questo è volare in mongolfiera. Girato il vento, mancato il target. Stanno tutti quanti molto bassi perché sopra il vento è abbastanza. Tranne che è andato veramente molto in alto. Allora, la situazione è questa, abbiamo un 24 km all'ora più o meno, adesso 18, un bel nord-ovest che ci sta mandando verso le colline e non è proprio una bellissima cosa. Vediamo un pochettino, ma non credo che cambi molto anche in quota. Che sono andati al target. Vediamo un pochettino cosa succede. La magia di volare in mongolfiera è volare così basso, piano pianino. Adesso abbiamo 9 km all'ora, a terra un pochettino di meno. Sopra ce n'erano già 24. Senza alzarsi molto. Spettacolo, vuole. Adesso vediamo. Incredibile, stupendo. Che dici, Paolo? Adesso andiamo in quella direzione, prima strada, atterriamo. Che è meglio non darci i calcini a merda. Poco più in là ci saranno le colline. Quattro chilometri all'ora.
anche Blangetti sta andando giù. Guardate come stiamo facendo, sono i nidi bellissimi. So che cosa abbiamo nella nostra direzione. Atterreremo in uno di questi prati qua, in quanto vicino a qualche strada. È vicino a qualche strada perché sono anche molto paludosi. E su in alto soffia tanto, rischiamo di andare nelle colline innevate e non è una cosa bella. Tutte le mongolfiere stanno molto 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 bassi. Non so, quella là che inquadra non sta andando di là. Sono cazzi suoi. Sono cazzi suoi perché stanno andando verso le montagne. Attualmente ci abbiamo 10 km. Che bello come il falchettino, guarda che bello che abbiamo disturbato il falchetto. Che Blangetti penso che è a terra, sta atterrando pure lui. Non si può fare altro, anche tutti quanti quelli intorno a noi sono. È atterrato. Guardate com'è. Incredibile come si galleggia, è stupendo. Abbiamo un bel noccioleto davanti. È un noccioleto, no? Sì. Quindi dovremmo sicuramente superarlo. Oggi abbiamo fatto quota drone praticamente, non è quota. Nemmeno quota di drone. Hai visto cazzo, vai su 24 ore all'ora. Ma non vorrei che oggi pomeriggio rinforzi ancora. Blangetti che è atterrato. Diamo uno sguardo al resto delle mongolfiere, dove sono.
tutte abbastanza basse, basse basse. Ce n'è una che è molto alta, sta andando verso le montagne, lo ritroveranno al disgelo. Adesso vediamo di superare questo noccioleto e forse riusciamo a atterrare sulla strada e vediamo se riusciamo ad atterrare dove c'è quel van sulla strada. Cazzo, proprio i due noccioline. E se no più in là e poi la portiamo. Una bella mira ci vuole. Vabbè che qua abbiamo un veterano di Mondovì, insomma, però. Tanto il nostro fedele sta arrivando. Tu, povere nocciola. Guardate, 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 guardate che roba. Guardate che precisione. Guardate che roba, che precisione. Dove è riuscito a atterrare Bonanno? Guarda che roba. Guarda che roba, guarda che roba. Dove è riuscito a mettere le ruote Bonanno? Cioè, fantastico. Cioè, agguantato. Cioè, ecco, il nostro rescue team. Cioè, abbiamo rischiato, ma c'è andato bene. Andiamo indietro, non gonfiamo nel prato. Cioè, pelo di gas. Adesso ci trainano. Bon, bon. Gabri, vai a aprire il portalone dietro, così okay. La mettiamo direttamente dentro. Comunque volevo dirvi dove è riuscito a atterrare Bonanno, cioè, no, no, cioè. Pazzesco. Andiamo di là. Bon, mettila giù, così se deve passare qualcuno passa. Ah, giriamo in là. Mettiamoci ancora un po' più dentro così, perché vai per così? Sì, perché andavamo per così, okay. Ciò conviene andare un po' indietro, sì, così sì, dopo sì. Ritiamo okay. Sull'asse del vento, perché sennò okay. Basta il furgone. Sposta il furgone, ci penso io alla cena. Voilà. Aspetta, ancora un pochettino, sì. Tanto c'è l'altro team che va a soccorso. Alla mongolfiera, questo è il volo in mongolfiera. Giriamolo? Aspetta, che ci sono. No, in diagonale? Sì, perché non penso. Meglio in diagonale che il parco è più pulito. Ecco qua che spettacolo. Bellissimi gli hopper. Se vuoi una mano a scendere. Fino io? Scendi tu. Ecco, un bellissimo hopper
perché non ha la cesta. Anche lui credo che verrà a atterrare qua. Guardate. Che spettacolo. Ed ecco. Intanto stiamo. Guardate, guardate che forte. Presa al volo! Hopla! Eccolo Paolo, 79 anni, guardate che roba! Che forte! Come vedete tutti quanti stanno atterrando qua. Prego. Fantastico. Sì. Tutti stanno incominciando ad atterrare. Vedete, tutte le mongolfiere stanno atterrando più o meno in questo punto, oltre è veramente, ti va a inguaiare perché è veramente difficile poi fare il rescue da parte del team perché si va verso le colline, tra l'altro innevate e quindi pure ecco come poi viene riposta la cesta. Abbiamo il pinguino. Qui. Anche l'altro pinguino di Holly sta atterrando qua. C'è un paramotore, c'è l'unicorno, guardate che carino, che bello che è. Stupendo. L'altro pinguino. La pinguina. Spettacolare. Un intruso col paramotore. Ed ecco la nostra mongolfiera, anche il numero 10. Sta per atterrare. Fortissimo. È un volo stupendo. Il terzo pinguino. Probabilmente questa mongolfiera andrà a atterrare oltre quel noccioletto là e poi fine della fiera, fine del volo. Thank you.
corna. Stiamo cercando un posto. Tra l'altro gli ho cambiato il vento, perché adesso sta andando. È un sud, un sud-est. Bene, eccoci qua, atterrati con your name? Jackie. Sorry? Jackie. Jackie, that with her beautiful hopper. Fantastic. Adesso aspetta anche lei il rescue. E se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, like al video e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti, al prossimo decollo. Ho dei noccioletti, guardate che carino, che bello che è, stupendo. Stupendo, fantastico. È un volo magico, bellissimo. Ed è atterrato anche il terzo pinguino. Migliore per mettere giù il pallone. In assenza delle mogli si fa così. Brutta cosa. Aspetta. Ecco qua di nuovo il nostro pallone bello tirato. Ok, qua lo facciamo brillare. Ecco qua il nostro pallone. Bello, messo dentro. Ecco qua. Ecco come si... Ed ecco qua. 3000 metri quadrati, 3000 metri cubi di aria dentro qua. Ora rimettiamo tutto dentro il furgone.